Consulta a tutti e bentornati su Zant Factor. Rieccoci su Rise of the Tomb Raider. Al momento siamo qui nella base sovietica. Dobbiamo entrare nel Gulag a recuperare Jonah, che è stato rapito dalla Trinità. Tra l'altro qua c'è subito un documento. Lara! 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 Rispondimi! L'ultima volta che ti ho vista eri... Cazzo, Lara, dimmi che non sei morta! Dopo la valanga ho sentito qualcosa, un eco in lontananza, ma sono sicuro che fosse la tua voce. Sono sicuro di averla sentita. So che sei sopravvissuta almeno alla valanga. Da allora non ho più sentito niente, ma continuerò a provare. Lo so che mi hai detto di andarmene, di nascondermi in un posto sicuro, ma credevi davvero che ti avrei lasciata qui? Mi conosci, sai che non l'avrei mai fatto. Infatti è stato rapito. Vediamo cosa c'è prima. Freccia d'arrampicata, punta larga. Ok, anche questa nuova attrezzatura. Ancora propaganda. Andiamo alla base sovietica allora. Qui non c'è niente. Ho paura che mi si ribaltava lì. Siamo finiti. Ah, dove c'era l'altro campo base. Ok. Fucile pesante basculante. Non so se mi senti, Lara. Ma io continuerò a provare. Sta succedendo qualcosa qui. Sono salito su un albero per avere una visuale migliore della valle. Si vedono vecchi edifici e strani movimenti. Sembra che abbiano degli elicotteri e stiano caricando tutto l'equipaggiamento possibile. Devono essere quelli della Trinità, è la sola spiegazione. Alla fine ci hanno battuto sul tempo, eh? Li ho osservati per qualche ora e ho fatto attenzione ai loro pattugliamenti. Se calcolo bene i tempi dovrei riuscire a passare. Tu sei stata sempre molto più brava di me in questo. Se sei là fuori e mi senti, ti prego, stai attenta. Ma porca miseria, metti anche a salvare adesso. Che dici, ce la facciamo entrare o... che cavolo. Sembra che fai tutto te, io non lo so. Non avrei mai dovuto dubitare di te. Non ero al tuo fianco quando avevi bisogno. Mi dispiace. Dimostrerò a tutti che hai sempre avuto ragione, che cercavi la verità, che non erano favole. Sistemerò le cose, papà. Te lo prometto. Lara, è ora. Jonah t'aspetta. Jonah. Dai.
Jonna deve essere lassù da qualche parte. Straordinario. La sorgente divina è nel centro della città vecchia, sepolta sotto il ghiaccio. Quindi dobbiamo andare. Informerò la squadra di scavo e preparerò i trasporti. I nostri hanno incontrato gli immortali negli archivi. Non sarà facile, fratello. Il sacro cammino è impervio e accidentato. Gli uomini sanno a cosa vanno incontro? No. Ma sono pronti a combattere e morire per la causa. È ciò che ci serve da loro. Constantine, ora che siamo vicini alla fine... Abbiamo appena iniziato! Temo che la Trinità ci stia usando. Se non ti lasciassero tenere la sorgente, dovremmo essere pronti... No! Devi avere fede. Non è la Trinità che mi ha scelto. È lui che ha scelto la Trinità. Quando la sorgente sarà mia, non conteranno più nulla. Guiderò l'esercito immortale di Dio. Tu vivrai. Constantine, prigioniero sveglio e pronto per l'interrogatorio. Impronte. Sembra tutto sotto controllo, tieni gli occhi aperti. Aspettiamo compagnia. La Croft potrebbe cercare di salvare il prigioniero. Il comando ha richiesto... Cos'è stato? Tutti per andare via. Abbiamo trovato quello che cercavamo. Che è successo laggiù? Ponte crollato. Dovremo inviare il resto del carico per via aerea. Spero che abbiano trovato. E l'abbiamo preso. Pezzo di merda. Deve essere vicino.
È un timbro per sigillare le lettere ufficiali della Trinità. Sono in pochi a usarli ancora. Sembra di sì. Le squadre di demolizione hanno già caricato gli elicotteri. Non credo che sopravviva il titolo alla partita. Pistola pesante. Nonostante non si aspettava. Ce ne andremo con gli altri. Non ancora. È proprio una spina nel fianco. A proposito della croce, è ancora là fuori. Vogliono ancora prendere la vita? No. Sta creando troppo. Dovevano ucciderla. Ehi, dammi una mano qui. La volesse reclutarla. Certo, non aspetta a noi. Quanti ne sono? Questo camion è bloccato. Fregatene, non porteremo niente quando ce ne andremo. Probabilmente hai ragione. Sono io che mi ammazzo tutti, pezzi di merda. Tutti e due ho deciso che gli brucerò vivi. Oh! Cazzo! Non sapevo che ce n'era un terzo. Ma ragazzi, tutte uccisioni furtive. Stiamo migliorando. Un nuovo mondo sta per iniziare. La sorgente divina è stata individuata. La Croft è ancora viva, ma è stata neutralizzata. Ana diventa sempre più debole. La sua voce, la voce che mi ha seguito per tutta la vita, sta iniziando ad affievolirsi. Le ho chiesto se si ricorda quella notte. La prima notte in cui Dio scolpì il destino nelle mie mani. La notte in cui mi scelse. Mi ha detto che se la ricorda. Poi ha sorriso e mi ha detto che ci saranno ancora altre notti come quella. Quando tutto questo sarà finito, devo rimanere forte per lei. Nella città vecchia troveremo la sorgente divina. Salverò mia sorella e insieme salveremo il mondo da se stesso. Completamente pazzo. Un ciondolo. No, un reliquiario moderno. Dentro c'è un piccolo osso umano. San Pellegrino. Patrono dei malati terminali. Deve essere Diana.
La cartuccia di un fucile. Ma c'è qualcosa di strano. Queste sono tutte ste parole. Un'incisione latina sul fondo. Uccideteli tutti. Dio riconoscerà i suoi. Pensate. Sono un cazzo da fare sti qua da 30. Non morirò in questa valle dimenticata da Dio. La mia fede è forte. La mia volontà è forte. Anche se la mia mente continua a vagare per conto suo. La nostra giovinezza. Io e Constantine quando eravamo giovani. Era un bambino difficile. Faceva sempre un sacco di domande. Aveva paura di ciò che il futuro poteva riservargli. Aveva paura che non sarebbe riuscito a trovare il suo obiettivo. La notte in cui gli ho fatto quelle incisioni nelle mani, la notte in cui gli ho sussurrato nell'orecchio, l'ho creato. L'ho salvato. Ha creduto che fosse l'opera di Dio, proprio come avevo sperato. Ora lui deve salvare me. Se alla fine non ci riuscirà, mi salverò da sola. Quindi la fine di tutta questa cosa di Dio è una grande bufala. La cosa qua di Costa. Furba la sorella. Questa volta mi sono avvicinato. Quando ti troverò, magari avrò capito qualcosa che potrà essere utile. Ecco quello che ho scoperto. C'è un'operazione in corso qui. Qualcosa di grosso. Centinaia di soldati dall'aspetto pericoloso, senza mostrine, senza niente. Tutti rintanati in questo vecchio edificio rosso. Sembra che un tempo fosse uno di quei tremendi gulag. Sono venuto qua giù pensando che avessi bisogno di me, Lara, ma Cristo! La situazione è completamente cambiata. Tra poco potrei essere io a dover essere salvato. Ma va? Spero che tu sia ancora viva e possa sentire. Cercherò di rimanere nascosto il più possibile, ma fa un freddo cane qui. Presto dovrò cercarmi un riparo. Stavi a casa tua, non succedeva niente perché ero bello tranquillo, stavo già entrando nella città. Se stai per iniziare con la predica. Giada! Dobbiamo sbrigarci, Lara. Che ne dici? Attivo, passiamo alla fase successiva dell'operazione. Preparatevi. Sono qui! Ecco! Zitto! Sbrighiamoci, no, non ci sbrighiamo più. Mi piace stare in acqua questa. Devi saltare comunque. Prendete tutti i prigionieri che avete incontrato e fate ricorso. Rumore.
tua lealtà nei suoi confronti è forte. Ti ammiro. Davvero. Ma anche la mia pazienza ha un limite. Dimmi quello che sai. Ora! Ma boh, ma che fail, ma dai! Ti spari o no, Jonah? Ti prego, no! Non ascoltarlo! Stavo solo facendo quello che ritenevo giusto. Spara! Eccolo lì. Che deficiente. Rastrellate le celle. Uccideteli tutti. Fallo prima, sto lavoro. Che deficiente sei. Io mi dispiace. Sì, stai avrei ancora dovuto più deficiente. Ucciderlo, ma era disarmato, non potevo. Non dovevi farlo. Cosa no? Mi dispiace averti trascinato in questo casino. Pensavo di starti dietro. Arriva. Siamo circondati. Questa volta ti proteggo io. Sta morendo. Non ci resta molto tempo. Sbarra la porta. Fare fuori tutti io da solo. A tutte le unità, rispondete! Occupiamoci di lei! Ok, allora io mi fermerei qua. A campo base. So che ti piace leggere le riviste di archeologia, ma ti prego di ignorare gli articoli in cui scrivono cose poco gentili sul mio conto. Ci sono persone che non capiscono quello che sto facendo. Forse ne sono addirittura spaventate. Ma la loro paura e stupidità non mi riguardano e non dovrebbero riguardare nemmeno te. A tempo debito ti spiegherò tutto, tesoro. Quando parlavi di persone spaventate, ti riferivi alla Trinità. Non me ne hai mai parlato. Ma a questo punto non credo che faccia differenza. Hanno trovato il modo di arrivare a me. Ora dovrò fare i conti con loro. Beh ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo respingeremo gli attacchi della Trinità e poi vedremo di raggiungere Kitesh e recuperare la sorgente divina appena impossibile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e alla prossima.